Bentornati e bentrovati, vostro Nerdotto, ci siamo qui su Infamous First Light. Questa testa di cazzo, questi contro di doppi sensi, ma abbastanza rotto. Io sono già impegnata a cercare del mio. Scusa Shane, devo andare. Allora, sgancia! Stiamo cercando di assorbire più neon possibile. Drone di un gas al neon. Ora di renderti utile. What? Ma siamo ancora a Seattle, giusto? Dunque, noi come prima vi sapevo puntata, siamo fresh. Questa è roba forte. Lumen. Ah, il lumen. Lumen, ho già sentito questo nome. Siamo Fetch. Fetch di Infamous Second Son. La storia di Fetch, più che altro. Raccogli tutti i lumen. Ah, raccogli i lumen, scusa. Ma ci sono 3000 puntini dello stesso colore. Come faccio a distinguere tra quello e quell'altro? E siamo 2 anni prima di Infamous Second Son. Come ogni volta noi che carichiamo la partita. Ah, ecco, ce li segna in questa maniera. Ok, mi servirà tutta l'energia che riesco a raccogliere. Siamo Fetch, ovvero la ragazza cecchina. La cecchina che prima di diventare. E si muove. Si muove? Oddio. Fetch, tesoro, c'entri qualcosa con i fuochi d'artificio su Alnido? Te l'ho detto, mi serviva del neon. Concentriamoci su Prem. Eh? No, devo andare. Non l'ho sentita. È interessante, quindi lo usa formalmente come ghiaccio. Ho già la colina in bocca. Ma mica è il nutrimento. Oh santo Dio. Non puoi darmi questa velocità a me. A parte il fatto che sembra una drogata. Che i suoi poteri siano come una droga per lei. Quando corrono sono ancora più buoni. Ok. Sì, questi sono i progressi. Sì, siamo ancora in modalità per ottenere SP. Acquistare potenziamenti. Dovrò anche farmare un po'. Ah, bene, dai. Dov'è Brent? Nessuno di voi parla la mia lingua. Va. Accumulo energia per un attacco speciale. Ah, sto fingendo di mettere. Non è... Ah! Catrofa! M'ha fatto male, sì. Dove stai? Anomalia disponibile. Ehi, che macchinelle. Si comincia. Che bel colore. Anomalia al nero. La sbidaglia, stronzo. Ma è un buco nero. Ma il nero non c'ha sti poteri. Che poi, allora, allora, per la precisione, perché sta precisione, bisogna dirla sta cosa. La mia tosta e gigantesca antenna ha trovato qualcosa. Io la ammazzo questo frigno se fa un'altra un altro controsenso, un doppio senso. Tu aiutami a rubarle e nel giro di un'ora io ti allestisco un esercito di 50 uomini per cercare Brenda. Perfetto, grazie. Però piantala con la storia dell'antenna. Sei viscido, l'abbiamo capito, ma siamo oltre. Frena. Ti informo che parecchie donne mi trovano irresistibile. Certo, basta che le paghi. Quando sei pronto a rubare quelle armi, troviamoci nel vicolo dietro alla macchina. Quella era tosta da digerire, C'è anche una cosa dei... Tra l'altro, come al solito, c'è una cosa... No, che spettacolo, è tutta una mappa. No. No.
Graffito al neon. Dai! Oh, cavolo, no. No, 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 raga, non potete capire quanto cazzo è sensibile a sta cosa. È come... in effetti anche lei, l'aveva detto Delsin che era una writer, lei. Solo che... usa il neon. Ma te fa schifo usare le bombe di spray? Guarda com'è. Non so le tali da toccare. Allora, alcuni... no, non può... ok. Ah, c'ha anche il colore blu! Fate quanto volete, non mi fermerete mai. Allenali di una farfalla, bellina sta cosa. Mi piace questa ragazza. Forse un po' meno la sua personalità, però. Pronti? Dove... ah, scusa. Piano. Potenziamenti. Queste ce le abbiamo tutti, giusto? Ok. Attacco in mischia. Ricaricherai colpi di grazia. Ah, colpo di grazia questo. Si lancia in avanti. Questo non sarebbe malvagio. Scatto aereo. Accelerazione di nubi estesa. Un flusso. Quante ne abbiamo? 14. Allora direi prendere questo, questo e questo. Il triangolo cos'è? Il colpo di grazia, immagino, giusto? Dunque. Fetch! Il furgone è carico! Andiamo! Madonna, se ci inculerà sto tizio. Mentre rubavo le armi, hanno fatto scattare un allarme. Ah, sei un coglione. Se gli aquilani ci raggiungono, tocca a te. Farmi il culo. Andrà tutto bene, andiamo. Ascolta, tesoruccio. Se scoprono che sono stato io a rubare quel carico, ci saranno ripercussioni che gradirei ampiamente evitare. Donna, quanto l'odio. Ma puoi sempre contare su una cosa. E quelli sono scarsi. Portiamo queste armi ai tuoi uomini e spediamoli a cercare Brent. Magari se te sbrighi. Ci rubano le armi! Merda. Stammi vicino, faccio io. No, oh, ma vai a cagare, ma spara dentro in testa. Non ho capito. Buono. Non ci seguono? Cosa? Oh, oh. Un lanciarazzi di fronte a noi! Fa qualcosa! Ops. Come fatta a vedere lo lanciarazzi? Non li vedo. Vuoi aspettarmi per cortesia? Siamo bloccati. Io lascio qui il furgone. Non coprimi la fuga. No, calmati, posso sgombrare la strada. Pum, 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 pum. Sembra che gioca con Flash. Pum, pum. Ok. Oopsie. Vabbè, ma è normale, non... siamo bloccati. Io lascio qui il furgone. Non coprimi la fuga. No, calmati, posso sgombrare la strada. No, ho già fatto. No, no, te devi sta su. È mancato un pezzo. Ce la vai a stare questo cazzo di camion? Dobbiamo nasconderci. Mi serve tempo per ricaricare. Ok. Conosco il posto. Fatto. Via libera, possiamo andare. Ma perché c'avevi bisogno di... oh, polizia. È una follia. Non sono stato io, è andato lui addosso. Ma chi mi ha dato la patente? Visto? Ecco perché nessuno ruba niente agli accompagnamenti. Provo a tagliare per il parco. Tu spicciate, ci penso io. È che siamo molto precari. Cazzo, ci stanno distruggendo la macchina.
Perché non ce ne andiamo sempre in giro così? Hai una ragazza da sposare? Sì, signore! Non ci provare nemmeno. Lei si deve sposare con Tenzi. Canonico. Tello! Perché? Cosa? È decollato quel povero uomo. Ok, torniamo in strada. Dovremmo essere al sicuro. Dicevi? Gli occhi non si arrendono. Hai idee? Ho un piano di fuoco. Ma devo aspettare il momento giù. Hey, sei pronto con l'autobus? Ti vedo, sto arrivando. Un autobus? Ma chi era? Sai com'è? Queste macchine non esplose, io gli sparo. Ma poverino! Questa sì che è lungimiranza. Sì, beh, è quello sull'autobus che fa, muore? Allora, com'è che non ti ho mai vista nei tici? Una super conduit come te dovrebbe essere il nemico pubblico. È Brent che mi controlla e mi tiene con i piedi per terra. Fine della corsa, prepariamoci a scaricare. Me va benissimo. Amen! In missione siamo una coppia fenomenale! Guardati come saremmo a letto. Arma i tuoi uomini e mandali a cercare Brent, se non vuoi un buco laser tra le palle. La ragazza c'ha i cosiddetti cose. Se ti dicessi che ho già sguinzagliato qualcuno a chiedere di tuo fratello, ti mando le loro posizioni. Forse a questo punto hanno raccolto qualche indizio. Passi dal vicino al simpatico nel giro di una frase. Fai. Sono nato in arte. Non bene anche quello. E niente, concluderò questo video qui. Taglierò qualche pezzetto giusto per evitare di farvi vedere che faccio 3000 cose. E niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ricordo che in caso vi piace, vi ricordo di video, commentare sotto e iscrivervi al canale. Continuiamo la storia di Fetch. Di Fetch. No, una ragazza in gamba in realtà. E niente, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Vi ricordo, con un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye bye.